La puntata odierna di Senza Bavaglio si vuole occupare del turismo in Puglia e mettere in evidenza queste due realtà. Da un lato la bellezza della Puglia, il suo splendore che si traduce in numeri, in dati boom relativi al nostro turismo. Dall'altro però la pochezza organizzativa della Regione Puglia. Parlare di turismo in Puglia non è un argomento localistico, confinato diciamo alla nostra regione, ma è un qualcosa che riguarda il nostro paese. Perché sapere che la Puglia, insieme al Trentino, di fatto si contende il primato quanto appunto ad appeal turistico, questo conferisce alla Puglia, alle ricchezze paesaggistiche, storiche, archeologiche del territorio pugliese, conferisce a queste ricchezze una dimensione nazionale. Quindi non potrò essere, come dire, bollato, tacciato di localismo o di provincialismo, o peggio ancora, di provincialismo. La Puglia è l'Italia. Però la Regione Puglia, intesa come amministrazione regionale, amministrazione Emiliano, non deve farsi bella, tra virgolette, per meriti che non sono propri. E questo per tutta una serie di ragioni. Perché certamente c'è una forza attrattiva paesaggistica, storica, culturale, archeologica, come ho detto, che fa da traino rispetto a tutto il resto. Perché le carenze della Regione Puglia vanno evidenziate. Se cioè si raggiungono certi risultati, i meriti dell'amministrazione Emiliano sono scarsi o nulli. Bisogna ringraziare i privati, perché se noi consideriamo per esempio il discorso dei trasporti e il servizio dei trasporti, il servizio trasporti che viene reso al turista, a chi si avvicina in Puglia, questo servizio viene reso dai privati. Infatti sono gli stessi imprenditori che si sono fatti carico di acquistare o noleggiare mezzi propri per garantire trasferimenti civili e regolari. Erano loro che andavano a prendere i turisti dagli aeroporti o dalle stazioni. Questo perché, diciamocelo, i collegamenti a livello di treni, di pullman, di ferrovie dello Stato sono certamente collegamenti da terzo mondo. Esiste cioè in buona sostanza uno scollamento, ecco, rispetto degli assessorati preposti al ramo, preposti al settore, rispetto appunto a quelle che sono le esigenze del turista, di chi si avvicina alla Regione Puglia. È molto significativo il fatto che queste critiche, ecco perché ho qui di fronte un articolo di giornale, queste critiche che sto sollevando vengono ricalcate da una durissima nota di Sergio Blasi, appunto consigliere regionale del Partito Democratico, il quale, lui del PD, spara a zero su Emiliano, presidente della Regione Puglia, appunto governatore della Regione Puglia, appartenente ovviamente al Partito Democratico. Dice Blasi: l'elaborazione di un piano strategico del turismo per una regione come la Puglia è senza dubbio uno strumento programmatico e operativo utile. L'unico rammarico è che per l'anno 2017 sia rimasto sulla carta. Le belle parole, il piano strategico, perché poi Emiliano, pur essendo un magistrato, sa fare molto, ha imparato molto bene il politichese, gioca sulle parole, gioca su questi slogan, piano strategico, piano programmatico, piattaforma e quant'altro. Ma ripeto, la fortuna della Capone, assessore al turismo, è che fa l'assessore in una regione che è baciata da Dio, dal sole e dal mare. Questa è la realtà.
Perché dobbiamo considerare anche quali sono state le difficoltà, le discrasie, le distonie, le improvvisazioni che si sono verificate questa estate. E dico questo perché gli errori compiuti devono essere da monito per la prossima estate. Bandi aperti ad estate ormai avanzata, operatori e organizzazioni culturali che si sono dovuti impelagare con progettazioni lampo, improvvisazione totale nella gestione e nel tutorare le amministrazioni in preda al panico e con poco personale per via dei mesi estivi, bandi equivoci e confusi prorogati a sorpresa, graduatorie lampo elaborate non si sa con quanta dovizia temporale, infine tempi brevissimi per portare a compimento il finanziamento. E scusate, come si possono pianificare azioni strategiche ed efficaci con modi e tempi a dir poco discutibili e parlare e avere il coraggio di parlare in conferenza di destagionalizzazione? Cioè, voglio dire, per la destagionalizzazione, il lanciare il turismo in Puglia non solo nella stagione estiva, ma estenderlo a tutte le stagioni, a tutto l'anno, è certamente un obiettivo encomiabile, ma queste sono parole, perché si è visto che l'organizzazione regionale turistica in Puglia quest'estate, marchiata, targata amministrazione regionale, questa organizzazione è stata precaria. Ripeto, c'è stato solo il miracolo dei privati che hanno fatto sforzi enormi e hanno reso belli appunto i nostri amministratori. Altra idea non dico da censurare, ma comunque da correggere, da invertire, è quella del brand unico per la Puglia, cioè creare un brand unico per la Puglia, per tutta la Puglia, dà un'idea di voler troppo, come dire, universalizzare le varie realtà, appiattire, quando invece ogni realtà è se stessa, per ogni realtà va creato un apposito brand ed ovviamente vari brand che rispondono alle specificità del territorio fanno poi quello che è il sistema Puglia. Lo ripeto, la fortuna di Emiliano è che si trova in un territorio felice. Se si fosse trovato in una realtà più povera, queste forme di disorganizzazione, questi deficit sarebbero emersi, per così dire, in tutta la loro virulenza. È un governatore fortunato, nata in una regione turisticamente, naturalisticamente, storicamente, archeologicamente, enogastronomicamente ricca di per sé. Cantavano i Righeira, l'estate sta finendo e un anno se ne va. L'estate è finita, ora siamo in autunno, prossimi all'inverno. E che dire? Facciamo tesoro di quello che è accaduto. Non facciamo sì che i nostri turisti poi debbano scappare, perché i nostri turisti certamente sono innamorati della Puglia e torneranno, però penso che con un servizio pubblico reso dalla regione pubblica migliore, io dico torneranno non solo, ma ci rimarranno. Questo è Senza Bavaglio, una trasmissione che vuole evidenziare anche le cose belle, ma dire anche cosa c'è di brutto nel bello. Nella magnifica Puglia, in una delle regioni più belle d'Italia, c'è il brutto del dilettantismo e della ridotta capacità organizzativa, non voglio dire incapacità, ma lo dovrei dire, da parte dell'amministrazione Emiliano. Alla prossima con Senza Bavaglio. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.